Stasera quindi si parla di dimagrimento. Io mi chiamo Elaine Barbosa e uno degli argomenti con i quali voglio partire con voi, la madre vuole sempre che il figlio finisca quello che c'è nel piatto. Ahimè, giusto, vero? Siete d'accordo? Sì, anch'io metto da mangiare i miei figli e mi aspetto che loro finiscano quello che c'è nel piatto. Però ragazze, quando appunto, ma le nostre, adesso io ovviamente con i miei figli ho un approccio un po' diverso, ne metto poco nel piatto, così quando loro finiscono io sono contenta, hanno mangiato tutto. Il fatto è che i nostri genitori, che magari la nostra mamma che ci voleva belli in carne, ci metteva un piattone e magari noi da piccoli, quando eravamo sazi, perché da piccoli ci veniva bene, normali, sono sazia e non voglio più mangiare. Quando avevamo quell'atteggiamento lì, la nostra mamma diceva: no, ma come? Ma deve mangiare. Se non mangi, la mamma non ti vuole più bene, la mamma sta male, la mamma rimane triste. Ecco, forse quello era quello che dicevano di più. Se non mangi, la mamma rimane triste, se la mamma è triste. E questa è una roba, qual è il bambino che vuole rattristare la propria madre? Nessuno. Per cui, cosa succede? Che tante volte è anche questa cosa di dire devo mangiare tutto quello che c'è nel piatto, così le persone mi amano. Mia mamma mi vuole bene, tutti mi vogliono bene. Capite il concetto? Ragazzi, lo so, è un po' stravolge un po' questo argomento, ma è giusto per capire quali sono quelle cose che possono rimanere ancora nel nostro inconscio che magari ci bloccano. Appunto, questo è un argomento non indifferente. Potrebbe essere che noi questa voglia di no, finire sempre tutto quello che c'è nel piatto, anche quando non hai più fame, quando sei piena, potrebbe essere appunto anche una questione di quando eri piccola c'era tua madre che diceva: guarda che devi mangiare tutto, non si lasciano le cose nel piatto, ma è qualcosa che può rimanere nell'inconscio. Caspita, ma come? Io devo mangiare tutto. Ci sono delle persone nel mondo che non hanno niente da mangiare, com'è possibile che io questa roba la lasci qua? Capito? Per cui, che dire ragazze, ci sono anche questi aspetti qua che potrebbero essere lì in un angolino del nostro inconscio, ok? Per liberare, adesso vi dico, alla fine di questa chat, dai, vi dico quali sono quelle tecniche che potete, se sentite che queste possono essere cose che vi bloccano, ci sono alcune tecniche abbastanza anche semplici che vi può aiutare a liberare tutto questo aspetto qua, ok? Liberare la mente, in modo che quando decidete o voglio perdere peso, sappiate che ci sono, appianate la strada, tirate il freno a mano e così vroom, andate sirene, dritte per la vostra strada. Prendete una decisione, mettete giù il vostro obiettivo e andate come un fulmine a fare quello che va fatto, ok? Perché ragazzi, ad esempio, ci sono un sacco di persone che sanno che vogliono perdere peso, che sanno che devono fare ginnastica, che sanno che devono fare delle cose, ma poi non lo fanno. C'è qualcosa che li blocca. Io un aspetto può essere questo, ma questo è solo uno degli aspetti, ok? Non è l'aspetto, non è solo quello. Questo potrebbe essere una cosa, non so se è il caso tuo, ma potrebbe essere un aspetto. Un'altra cosa, ragazzi, che ci può bloccare, che vi può bloccare nella perdita di peso, per cui è un punto cui vi chiedo di prestare attenzione, è il vostro metabolismo, ok? Cosa ho bisogno per perdere peso? Un metabolismo super attivo, un metabolismo che consuma. Se io passo tutto il giorno seduta su una scrivania e non faccio ginnastica, una ginnastica che mi tiene bella attiva, io non riesco a perdere peso. Posso anche smettere di mangiare, ma non dimagrisco.
Ok? Per cui vi ho già detto questa cosa prima, ma devo. E come faccio, ragazzi, ad alzare il metabolismo? Come faccio? Devo fare una ginnastica bomba, un allenamento che mi faccia consumare calorie anche il giorno dopo e magari il giorno dopo ancora. Che il mio metabolismo. Perché dopo l'attività, che cosa succede? Se fai un'attività intensa, per cui dovete anche capire qual è l'attività, la ginnastica giusta per il vostro obiettivo, ok? Perché se faccio un'attività blanda o comunque un'attività che non mi alza tanto il metabolismo, finisco l'attività e dopo un po' il mio corpo si è già ricomposto, va tutto bene. Se invece faccio un'attività, una ginnastica che è molto impegnativa, che attiva il mio metabolismo, praticamente se il mio organismo fa una mega fatica, se fa fatica, se faccio gli esercizi giusti, quelli che coinvolgono tanti gruppi muscolari, insomma, se faccio la cosa giusta, succede che il mio metabolismo dopo deve recuperare. Quando lui finisce, quando io finisco la ginnastica, il mio corpo, il mio fisico è impazzito e dice: Dio, adesso devo recuperare, devo ricompormi perché qui c'è stato un'attività che mi ha stravolto. Ho bisogno di recuperare. E cosa lui fa per recuperare? Finisce l'attività, lui comincia. È veramente importante. Quando io finisco l'attività, il mio fisico deve avere quel bisogno di compensare, si chiama compensare. Il mio organismo, il mio metabolismo deve compensare il lavoro che ho fatto durante la ginnastica. E questo è il motivo per il quale dovete scegliere con cura l'attività che andate a fare. E attenzione, perché una volta si credeva che erano le attività fisiche di lunga durata, come ad esempio che è un'attività aerobica, no? È quella che si diceva, l'attività aerobica che va a consumare grasso mentre la sto facendo. E questa attività aerobica sarebbe un'attività di bassa intensità e prolungata nel tempo, cioè sto lì un certo tempo, ma per un'attività di bassa intensità. Le cose sono cambiate e adesso pare che gli ultimi studi che riguardano l'attività fisica dice che è proprio l'attività di breve durata e intensa, che è quella che appunto dopo che finisce, vroom, va veramente a consumare il grasso corporeo. Perché è vero, perché dopo l'attività il tuo metabolismo sei ferma, non sei più in movimento, per cui quello che stai consumando dopo l'attività fisica è il grasso. Vi dico che dopo l'attività fisica il vostro corpo va avanti a consumare grasso. Se l'attività fisica è stata super intensa, avete dato una botta al metabolismo e lui consuma, consuma, consuma. Perfino in base all'attività che avete fatto, se è stata veramente intensa per il vostro corpo, fino a 48 ore dopo l'attività, voi continuate a smaltire. È magia, vero?